Già subito segnale, appena iniziato. Appena messo giù, vediamo il segnale. Sembra un proiettile. Che non abbiamo lo spazzolino. Una bella monetona così. Vabbè, ma noi non demordiamo e proseguiamo. Qui abbiamo una monetina. Ullala! Colpaccio, colpaccetto. Dai, dai, andiamo avanti. Buongiorno, ci stiamo preparando? Diamo i nostri amici follower, ma soprattutto amici. Siamo pronti come al solito a spazzolare. Stamattina abbiamo cambiato la terra. Si dà buoni frutti. Esatto. Speriamo di trovare qualcosa di interessante come l'altra volta. L'altra volta mi sono anche emozionato. A lei, socio, il caffè. Grazie. E un ringraziamento ai nostri amici che si sono iscritti in parecchi. Sì, tantissimi. Abbiamo superato i 400 iscritti. Continuiamo così perché dobbiamo arrivare a 1000. Bravissimo. È una cosa importante. Mettere mi piace se vi piace il video. Se dovete commentare, se dovete scrivere anche dei suggerimenti, anche cose che non vi piacciono da migliorare nei nostri video, le accettiamo, vero socio? Volentieri. Certo. Noi non siamo permalosi, vero? No. Assolutamente. Tiro una testa, scrivi così. Già subito segnale, appena iniziato. Appena messo giù, vediamo il segnale, un po' sporco come segnale. Andiamo col point. Abbiamo tirato fuori, vediamo cos'è. Tiriamo coi piombini. Questo qua è un pezzo di lamiera. Va, andiamo a vedere. Come al solito, ho un tatto da elefante. Sì. No, sopra. Aspetta. Sembra un proiettile. Sì, perché dà forma. Ah, bel ritrovamento, dai, intanto il primo, o no? Sì. Da questo? Sì. Cosa ci sta? Vedi. Ecco qua. Una chiave. Vecchia. Questa qui è una chiave. Tanto vecchia, eh? Sì. Che non abbiamo lo spazzolino. Mi sono dimenticato. La prossima volta porteremo lo spazzolino. Che vecchiotto, perché sì. La tipologia di forma. Non era facile trovare questo tipo di chiave qua. Intanto, mettiamo via. Non so se c'è qualcosa o se è un lamilino. No. Assolutamente illeggibile. Però, dai. Peccato perché sembrava una monetona. Una bella monetona così. Vabbè, ma noi non demordiamo e proseguiamo. Ma invece dopo ripulendolo un pochettino, è un pezzo di... Cucchiaio. Di posata, pezzo, sì. Un fine di una posata vecchia. Andiamo a spezzettare un po'. C'è? Vieni cinese. È tipo il Kinder Sorprese, presente? Cos'è? È un pomello. Un pomello sempre antico di un mobile. Ti ricordi l'avevamo trovato. Anche l'altra volta? Eccolo là! Cosa hai trovato? Visto? No, non vedo. Vieni col ditino, seguimi. Ah, eccolo là, sì. Forse sì, un bottone. Ecco. Guardiamo cosa trovo. Così, di primo acchito mi sembra un bottone. Sì. Bello ragazzi. Vediamo, fammi vedere. Un po' storto, con l'ancora, quindi questo era un bottone della Marina, molto vecchio, poi vi diremo anche la data. Bello? Sì, molto bello. Molto molto bello ragazzi. Colpaccio, colpaccetto. Dai, dai, andiamo avanti. Praticamente ogni 2 metri ci fermiamo. Questo è un piombo, eccolo. È un altro piombo. Un altro piombetto, visto subito tondo. Sembrava una moneta, ma vabbè. Un piombo. Vai, pigliala. Pigliala che l'è lei. Pigliala che l'è lei. Cosa avremmo trovato? Una monetina di... Questa, come vedete, ha la corona, deve essere o del regno napoleonico o del regno lombardo-veneto, però è troppo, troppo consumata, quindi andremo a ripulirla per vedere bene cosa c'è. Bello! Oh, bello! Aspetta che diamo. Mezza ripulita, un cucchiaino. Adesso vediamo se c'è qualche scritta, ma non credo. Perché deve essere un cucchiaino militare, eh? No, bisogna ripulirlo per bene. Ma guardate, bello, dai. Poi vediamo se riusciamo a raddrizzarlo, ok? Senza rompere. Sì, bisogna vedere se qua c'è qualche stemma o qualcosa. Eh? Che dite? Mm-hmm. Proseguiamo? Proseguiamo. Via. Monetina? Credo di sì. Grossetta? Sembra grossetta. No, è solo da ripulire. Un bottone e una moneta che vedete qua ha tipo l'asola. Sì.
sembrava una moneta, però sì, 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 un po' di primo acchito. Sì. Proseguiamo. Ah, eccola, là, eccola, 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 eccola qui. Cos'è? Un'altra ogiva? Sì, un'altra ogiva. Bella, bella, bella. Di grossi anche. Andare a capire di cosa si tratta. Vi ricordiamo che qui c'era la seconda guerra mondiale, qua c'erano gli campamenti di tedeschi. Qui abbiamo una monetina. Eccola qua, eccola qua. Dovrebbe essere un centesimo di vittoria, se non sbaglio, vero? A occhio. Adesso provo a usare l'altra telecamera. Non c'è due? Senza tre. Senza tre ogive. Un'altra ogiva. Ecco qua. Questa sembra una... No, un anello. Un anello? Sì, di matrimonio. Era no d'oro, ovviamente, è ottone. Sì, infatti si usava... che è bombato. Sì. Si usava quando, insomma, le coppie erano poverette. Con scritto sì. Oro per la patria. Sì, oro questa proprio. Non è questa, questa è ancora più vecchia. Però sì, un anello, ragazzi. Bella. Una fede nuziale. Ed è uscito. Oh, bello! Questo qua è un vecchio pezzo di. Di serratura, di copri serratura. Sì. Di una porta vecchia. Bella! Cioè, vedete, vecchia vecchia, però, ragazzi, vedete, è stata consumata. Andiamo dritta. Bello, bel ritrovamento anche questo, no? Si può andare avanti. Cosa? Non qualcosa, ma un single neanche. Non c'è tre senza quattro ogive. Ragazzi, in diretta, in diretta, nel senso averla tolta, guarda che spettacolo. Va? La stiamo scoprendo con voi in diretta. Bella. Eccola qua. Ecco. Un'altra ogiva, vedi? E qui, ragazzi, hanno sparato. E qua hanno stata una bella battaglia. Sì. E dietro il masso, vedete, c'è una. Rondella. Mettere qua suona. Vediamo il ricercatore. Ullala! Una volta. Occhio al piccolo. Intera. Occhio anche. Che è in terra. Occhio che è in terra. Spettacolo. Che conservazione, madonna. Bingo. Guarda, guarda, tutta intera. Bingo, ragazzi, guarda che roba. Aspetta, che... pulisci sulle mie. Sì, aspetta, puliscila che io prendo l'altra telecamera. Sì, madonna. Maniera che venga, ragazzi, eccola qua. Allora, oh, guarda che roba! Molto bella. Ci vediamo. Questa dovrebbe essere, però vado solo ad intuito. No, le sette spade no. Quella è Decam. Questa è forse. Guarda, ragazzi, anche tu c'è di bronzo. Riesce a fare uno zoom? Ah no, si vede. Guardiamo. Se sapete, noi andiamo alla ricerca adesso di cos'è. Però se sapete, scrivetelo nei commenti. Molto bella. E mi raccomando di iscrivervi al canale, che a noi serve tantissimo, a voi non costa nulla. Vi iscrivete, guardate i nostri video, se vi piacciono un bel like e siamo belli contenti tutti. Ornamento, diciamo, del mobile antico, vedete. Veniva piantato, tac, sul mobile. Ed era d'abbellimento. Amici, abbiamo fatto questo ritrovamento qua, che è, ci sembrava all'inizio un bottone. Invece il mio socio, con astuzia e ingegno, l'ha pulita e c'è una bella moneta sotto, un po' piegata, però non capiamo con la croce. Bisogna pulirla e provare a raddrizzarla, sì. Perché è tanto bella, ragazzi. E dietro, purtroppo dietro, non sembra liscia. No, non è liscia, bisogna solamente pulirla un attimino. Sembra un po' liscia. Qua vabbè, proviamo. Proviamo. E mentre il mio socio puliva quella monetina che abbiamo visto con la croce, io sono venuto qua, mi suonava questa moneta. Questa monetina qua, credo sia una moneta, che adesso andiamo un po'. Anzi, adesso la do al mio socio, che fa quel famoso passaggio con. Che lui sa con. Sì. Sono diventato bravo. Allora, socio, questa è ancora, e diciamo ancora, un bugattino della Repubblica Veneta. Eccolo qua, vedete?
un altro bugattino, 12, vedi, sì. 12 soldi, eccolo qua, dritto, quello dell'altra volta, ben tenuto anche questo, dai, sì, sì. Tutto sommato, sì. Però ragazzi, cosa troviamo qua, robe grandi. È una terra che dà sempre i suoi frutti. Sì, buoni frutti. Sì, perché noi piantiamo le monetine. Esatto. E dopo loro crescono. Questi sono i ritrovamenti un po' più, no, sì. Poi ci sono le quattro ogive, sì, quindi vabbè, dopo vi mostreremo il ditale, spezzo di ditale, ma questi... quelle cose più importanti. Esatto, questi sono bellissimi perché abbiamo trovato questo bugattino, questo con la croce che non sappiamo cos'è, anzi se sì. Voi lo sapete ditelo sui commenti, un'altra monetina del regno napoleonico oppure del regno lombardo-veneto, un centesimo di Vittorio Emanuele, un anellino... diciamo vera di matrimonio, anello sì. Di matrimonio dell'epoca e il pezzo forte penso di oggi, sì, no? Sì, esatto. Una bella votiva, ma guardate come è rimasta con l'apicagnolo, sì. Ancora integro, vedete, bellissimo veramente. La pippa chiocciotta, no? Socio, sì, semplice, esatto. Questa sì. Semplice la persona per me. Vi ringraziamo di averci seguito, vi invitiamo sempre a seguirci ed ad iscrivervi al nostro canale. Esatto, che a noi serve. Sì. Vi ricordo che dobbiamo arrivare a almeno a 1000. 1000 iscritti, dai, ci siamo quasi. Sì, forza. Sì, sì. Dai, che ce la facciamo. Dai. Con questo chiudiamo anche oggi il nostro video. Ci vediamo sempre domenica alle ore 13:30. Ciao!